Ampio consenso e grande partecipazione c'è stata per Angela Brambati e Angelo Soggiu, storici componenti dei Ricchi e Poveri, che sabato sera hanno incantato Maletto in occasione degli eventi collaterali alle celebrazioni patronali in onore a Sant'Antonio di Padova, organizzati dall'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Capizzi. Sentiamo. Veramente in un modo veramente molto profondo. Quando abbiamo iniziato nel 70 eravamo sempre in Sicilia. Anche qui siamo venuti nel 68. Nel 68. In Mi Sicilia ricordo la prima volta. Che ho mangiato i fichi d'India che non sapevo che non si toccavano e mi sono appunto, ho detto bello un fico d'India, tu e ci sono rimasta. Ha mangiato le spine. No, le spine non. Abbiamo scelto i classici che siamo sicuri di non sbagliare mai, tutta la popolazione è contenta della scelta fatta dell'amministrazione e dei sostenitori. C'è molto fermento in piazza, da tanto tempo non veniva un artista di questo calibro nel nostro paesino e vorremmo iniziare con loro una serie di artisti di questo calibro. È una cosa indescrivibile, veramente ci sentiamo importanti per loro, insomma, voglio dire, privilegiati, ecco, vuol dire che tutta la famiglia ci ha sempre seguiti, e i nonni, e ora sono nati i bambini piccoli e ci segue tutta la famiglia, in poche parole. Il fatto è questo, che noi abbiamo cominciato con tanta passione e la stessa passione l'abbiamo ancora oggi. Era in bianco e nero la televisione ancora? Sì, abbiamo fatto tante scuse con Raimondo Venero e la Era Mondaini. Ne abbiamo fatte tantissime. Beh, in quel periodo non c'erano molte radio, non c'era il privato. Era ancora in bianco e nero. A tutta la Sicilia, un bacione grande, grande. Grazie, siete meravigliosi. Ciao.